voi è inutile che dite, fate, il romano resta schiavo di Milano, perché il romano è schiavo di Milano, il romano è schiavo di Milano. Non importa se è Roma o Lazio, non importa se è Milano-Inter, anzi, in realtà la Lazio una partita l'anno contro l'Inter la vince anche. Ma quando venite a San Siro non ci capite un cazzo. Prossima volta consiglio alla Lazio e alla Roma, che per me sono la stessa squadra, di fare una maglia verde e nera. Magari così la vincete. Madonna, che partita. Che partita. Allora. Partiamo dalla fine. Partiamo dal fatto che io contro Verona e Cagliari vi ho insultato malissimo e non sono stato contento del risultato. E non mi rimangio niente di quello che ho detto, perché se voi siete qua perché pensate che io mi rimangi, no. Perché contro le piccole tu devi demolirle. Quando ci sono i big match, così che anche se la Lazio ha 7 punti è comunque un big match, te la giochi, la combatti, vinci, godi di più. Io non godo a soffrire col Verona, mi dispiace, ma io non godo a soffrire col Verona. Detto questo, il Milan fa una partita praticamente impeccabile, complice anche la Lazio che non ha fatto niente, perché a parte spingere un po' dopo l'1-0, nel primo tempo ha vissuto di contropiedi. Il Milan che, nonostante tutto, come ho detto in live che uscirà domattina, per me sbaglia a mettere, beh, che sbaglia, però non avrei messo Kier e Calabria titolari, più che altro perché, vabbè, ciao, doveva riposare per la Champions League, va bene. Però Calabria, Florenzi ci ha dimostrato in due partite che gioca nettamente meglio. Io, con tutta onestà, un pensierino ce l'avrei fatto, perché ragazzi, Florenzi è 140 volte meglio di Calabria, e io lo dico da quando è arrivato, da ancora prima che vincessimo lo scudetto, dico che Florenzi è meglio di Calabria. Probabilmente non ci ha ancora sentito. Però una cosa, e questa mi fa rodere parecchio il culo, io lui più lo vedo giocare più mi rode il culo. E lo sapete di chi sto parlando? Del nostro numero 7, Yassin Adli. Ha fatto una partita sontuosa. Ce l'abbiamo panchinato un anno e mezzo questo. L'abbiamo panchinato un anno e mezzo. Ma vi rendete conto di quanto comodo avrebbe fatto l'anno scorso? Certo, se Pioli lo mette quando siamo sotto 2-0 con lo Spezia, è ovvio che non può fare più di tanto. Ma sapete quante partite dove Brahim Diaz ha fatto il palo, poi entrava De Ketler, ha fatto l'altro palo? Quante partite poteva fare qualcosa? C'è un giocatore che non gioca mai, noi milanisti ce ne dimentichiamo. Come ci dimenticheremo, secondo me, di Pellegrino? Come ci siamo dimenticati di giocatori come Caldara? Come ci siamo dimenticati di giocatori come Pellegri? Yassin Adli c'è sempre stato qua perché sapevamo che è forte. E oggi questa ne è la palese dimostrazione. Ne è la palese dimostrazione che è un giocatore fortissimo. Comunque, tornando alla partita, il Milan l'ha giocata in maniera, ripeto, impeccabile. Siamo stati presi in contropiede 2-3 volte. Per fortuna, a parte quell'occasione dove Felipe Anderson non ho ancora capito come abbia fatto a tirare così male, non si sono resi pericolosi. Il Milan ha fatto un assedio continuo, meritava di sbloccarla assai prima, invece che al 60esimo, soprattutto con l'occasione dove Reinders ha fatto il layout della situazione, colpo di tacco. Vabbè, ma lì forse è capibile perché un po' incespicato, la palla si è trovata dietro, però quel gol lì va fatto. Vantaggio che poi giustamente arriva al 60esimo, perché picchia, poi il gol lo fai. La reazione della Lazio è stata repentina, però diciamo risulta meno efficiente di quella che effettivamente è stata, perché il Milan, ragazzi, ha chiuso ogni spazio. Il Milan dopo l'1-0 ha tolto Calabria per mettere Florenzi. Io, per quanto Pioli mi stia sui coglioni, voi lo sapete,
non ha sbagliato niente stasera. Pioli stasera si merita un 8 pieno, perché a me Pioli ci l'ho sui coglioni dal 5-2 col Sassuolo, ma stasera non gli posso dire niente, perché Pioli stasera si merita un bel 8. Mette Florenzi, che difende di più di Calabria. Risultato, la Lazio non fa niente su 1-0. Però quando affronti squadre così e stai 1-0, la partita prende un bivio: o la pareggiano o la vinci o la chiudi. Il Milan non ha fatto il solito errore comunissimo dell'anno scorso di gestire le partite ancora prima di chiuderle. Il Milan ci ha provato, ha trovato 2-0 e lì la partita è finita. Vabbè, poi ha trovato un 2-1 Pedro, che lascia il tempo che trova, che era fuori gioco. Quindi, ricapitolando, ragazzi, è stata una partita perfetta. Perfetta, e a me piace vedere un Milan così. Questo è il Milan che vorrei vedere anche con le piccole. Ovvio che non puoi giocare tutte le partite uguali, però se tu vuoi raggiungere certi obiettivi in capo all'anno, lo spirito deve essere questo. Passando ai singoli. Fernandez, solito giallo. Kier, lento. Tomori, perfetto. Tomori oggi, perfetto. Io quest'anno voglio il Tomori dello scudetto. Voglio il Tomori dello scudetto insieme a un Ciao e un Calulu che crescono. Un Calulu che si ritrova e un Ciao che cresce. Calabria, il solito, per quello l'ha sostituito. Florenzi, mille volte meglio. Reinders, sto qua è veramente forte. Gli manca solo il gol, poveraccio. Gli manca solo il gol, perché del resto fa tutto. Assisti, i passaggi. Metti in porta, fa anche quello. Yassir Adli, ho già espresso il mio parere a favore, che è un giocatore d'oro, perché io qua voglio aprire e chiudere una parentesi, e molti milanisti si incazzeranno con me, ma date Adli a Inzaghi. Date Adli a Inzaghi. Vedete che giocatore che diventa. E non lo dico perché nascondo favoreggiamenti interisti, mai. Però Inzaghi, guardate come ha risollevato giocatori come Acerbi, Çalhanoğlu, che per noi era un peso. Come risolleverà Thuram, come risolleverà Cuadrado. Vedrete. Date un Adli a Inzaghi, invece che a Pioli, che l'ha panchinato un anno e mezzo. Chiuso discorso. Lotus Chic mi dispiace un casino. Se c'era un momento in cui non doveva farsi male, era questo. E si è fatto male. Speriamo sia niente di grave, ma per me farà la fine di cronici. E vi ricordo che manca anche Bennacer. Leao fa 2 assist, che gli vuoi dire? Pulisic fa gol, che gli vuoi dire? Un po' magari si incarta spesso con la palla al piede, non è lucido nelle scelte, ma anche lui quando segna il gol decisivo, che gli vuoi dire? Giroud, ragazzi, mi fa dannare. Giroud, io gli voglio bene dell'anima, ma non possiamo continuare con lui così. Giroud è veramente fermo, non corre, non si muove, non fa niente, fa qualche sponda quando gli viene. Tira, allunga quel cross che gli arriva, che poi permette a Provedel di non trattenere e Reinders sbagliare quel gol lì sul finale del primo tempo. Però ragazzi, Giroud, il peggiore del Milan, veramente il peggiore del Milan. Di solito è Calabria, oggi è Giroud. Per gli entrati, Musa sbaglia anche lui un gol con una gran parata, tra l'altro, di Provedel. Anche lui il suo lo fa. Okafor segna il 2-0 sull'unico pallone che tocca. Questo si chiama essere prolifici. Essere prolifici, essere attaccante perfetto, è quello che tocca un pallone e lo butta in porta. Quello è l'attaccante. Non uno che ne tocca 5 e ne fa forse mezzo. L'attaccante è colui che tocca un pallone e fa gol. Perché a me piaceva Dzeko? Perché? Perché Dzeko era quel giocatore anonimo per 80 minuti, arrivava quella palla sporca e la metteva dentro. Per quello a me piace, mi è sempre piaciuto Dzeko. Dai tempi della Roma, mi è sempre piaciuto. Pobega, lavoro sporco, fa la legna. Chukwueze fa liscio un gol sul finale dove poteva tranquillamente tirare. Sai, vabbè. La partita era già ampiamente chiusa. Questa è la mia analisi. Migliore in campo Leao, neanche a pensarci su. Peggiore Giroud. Migliore nella Lazio, forse Provedel.
perché è vero che il gol gli sfugge di mano, ma non l'ha vista partire. Ha fatto due grandi parate. Peggio della Lazio, Rovella. Assolutamente all'arbitro votaccio, perché come ha tolto qualcosa a noi, ha tolto anche qualcosa a loro. D'altro è tutto. Bacione, ci vediamo con la live reaction domattina. E lunedì continuerà Assassin's Creed 2, segnatevelo sul calendario. È anche uscita la carriera con l'Andorra su FIFA 23 prima che tramuti in Esports FC 24. E basta, vi ho detto tutto. Iscrivetevi al canale, iscrivetevi anche al canale Twitch, Instagram, TikTok, come direbbe qualcuno, click 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 click. Ci vediamo per Borussia Dortmund Milan.